sono persone che sentono la propria identità non corrispondere al genere assegnato alla nascita, al sesso biologico o anagrafico, e per questo intraprendono percorsi di transizione di genere. In Italia questi percorsi sono regolati dalla legge 164 del 1982, una legge ormai vecchia e che rimanda a lunghi percorsi medico-legali, spesso dagli esiti incerti, e all'interno dei quali è possibile riscontrare approcci patologizzanti. Avere dei documenti di identità in linea con la propria persona rende più facile trovare lavoro e accedere a diritti essenziali come quello allo studio o alla casa. In 7 paesi dell'Unione Europea, invece, alle persone transgender basta un attestato solenne sull'incongruenza percepita rispetto al sesso assegnato alla nascita per veder riconosciuta la propria identità. Prevedere anche in Italia percorsi di certificazione dell'identità di genere più rapidi e semplici è essenziale per l'autodeterminazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali di migliaia di persone. Per questo è fondamentale che venga discussa una nuova legge che garantisca la piena effettività del diritto all'identità di genere e all'espressione di genere.